Un momento per ritrovarsi, farsi gli auguri e tirare le somme di un'annata ottima dal punto di vista delle forze fresche che hanno deciso di dedicare proprio tempo libero agli altri. Brescia Soccorso ha festeggiato la chiusura dell'anno nella propria sede di Via Trento a Brescia, occasione anche per intitolare l'aula di formazione allo scomparso volontario Virginio Colombo. Oltre 150 partecipanti all'apertura dei corsi nel 2013, 60 quelli che dopo un duro percorso di formazione si sono aggiudicati il riconoscimento di primo livello, 46 invece con il titolo di secondo. Tutti giovanissimi, confida la presidente Ludovica Paolucci, con età media compresa tra i 20 ed i 30 anni. Il segreto, un gruppo unito e la professionalità. Il nostro segreto è il gruppo, sì. Anche quest'anno gli iscritti al corso sono stati moltissimi. Abbiamo avuto un centinaio di persone che tra i corsi dei servizi secondari e dei corsi di emergenza sono entrati. Adesso a gennaio comincerà un nuovo corso sul quale puntiamo molto per l'accoglienza di nuovi giovani che vengano a far parte del nostro gruppo. Dal 16 gennaio, inoltre, ripartiranno i nuovi corsi di primo soccorso, ovviamente a titolo gratuito per tutti gli interessati. A gennaio sì, ci sarà nuova serie di corsi che sono gratuiti, aperti a tutta la cittadinanza, a tutti i maggiorenni, e cominceranno con un primo blocco che preparerà all'attività dei servizi non di emergenza, per poi proseguire e concludere per ottenere la certificazione regionale.